Ciao, buongiorno, buon meraviglioso venerdì, buon meraviglioso fine settimana o buonissimo meraviglioso momento nel momento in cui hai deciso di aprire e guardare questo video. E di questa cosa io ti ringrazio. Anche oggi continuiamo con le pulizie di Pasqua. Chiamate pulizie di Pasqua semplicemente perché di video con il titolo Pulizie di primavera ne ho fatti davvero una quantità industriale. Se la settimana scorsa ci siamo concentrati sulla sala da pranzo, oggi tocca la camera da letto. E come al solito passiamo sempre dall'alto, quindi con il mio panno Swiffer inizio ad andare a togliere le ragnatele e a spolverare quello che è il mio soffitto, compresi i muri. C'è chi sostiene che utilizzare il panno Swiffer per andare a spolverare i muri, non faccia nient'altro che andare a spalmare la polvere ovunque. Sono d'accordo su questa cosa laddove non si utilizzino i panni Swiffer, quelli là originali, perché io ne ho provati davvero tanti di ogni tipo e genere e qualità e devo dire che questi fanno proprio la differenza. Dopo aver spolverato i muri, ci concentriamo anche ai quadri, passando anche poi l'aspirapolvere, perché se nel quotidiano i quadri li spolverò e li pulisco solo dalla parte davanti e sopra, diciamo che la parte dietro è una cosa che non faccio sempre. Andiamo a rimettere a posto i quadri, riprendiamo l'aspirapolvere e andiamo ad aspirare tutti i miei faretti, i quali sopra e all'interno hanno davvero tanta, tantissima polvere. E ovviamente non dimentichiamoci di finire con le parti alte, nonché con la parte dell'armadio. Per me è facile farla, tanto è vero che la faccio spesso perché io passo da sopra, dal soppalco, quindi non ho bisogno di scala. Una volta spolverate le travi e tolte le ragnatele, vado a prendere un panno imbevuto di acqua e ammoniaca e inizio proprio a lavarle, insomma, sì, ci passo questo panno bagnato. E devo dire che puntualmente esce un po' di colore marroncino, proprio come se quasi se fumassi in casa, non so se hai presente, se ti è mai capitato di lavare dei muri o delle tende, se hai mai lavorato in un locale, in un bar dove all'inizio si fumava, che usciva proprio quel colore giallo da nicotina e questa cosa qua mi lascia sempre un pochettino così. Sicuramente è il colore del legno, non è ovviamente indubbiamente il fumo. E dopo aver spolverato il letto, abbiamo anche spolverato la parte dietro del letto, gli zoccolini e abbiamo anche messo il tappeto. Ti dico abbiamo perché a fare queste cose mi aveva poi aiutato Mirena nei giorni precedenti. Io qui il giorno dopo sono andata a fare tutto quello che riuscivo a fare da sola. E per ultimi i termosifoni. I termosifoni per ultimi proprio perché la polvere continuava a scendere e non so se riesci a vedere quanta polvere continua a volare nell'aria. Tanto è vero che dopo aver smosso, cercato di aspirare più polvere possibile, sono andata poi a spegnere la luce e ho lasciato un po' ferma la camera da letto, proprio per far sì che la polvere scendesse e si depositasse per terra. E dopo una pausa a caffè sono ritornata in camera dove sono andata a dare una semplice e veloce passata ai vetri. Anche qui la pulizia delle finestre e il cambio delle tende l'abbiamo fatto insieme a Milena perché non so se ti ricordi la mia finestra lì è altissima e ci va quella scala lunga 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 che Milena non mi fa utilizzare da sola e direi che fa bene perché è sempre meglio utilizzare la scala in due, soprattutto quella. Iniziamo poi con una lavata, sempre con acqua e ammoniaca di tutti i mobili. Anche qui io sto facendo solo la parte davanti, la parte dietro, come ti ho già detto, è stata fatta insieme a Milena. E dopo averli lavati con acqua e ammoniaca, i miei sono mobili laccati dell'IKEA, vado poi a prendere un panno pulito e un panno asciutto dove vado a spolverarli con un mangiapolvere. Che ti dirò per quanto riguarda me, la mia casa e soprattutto questi mobili, non è che funziona più di tanto, però lo passo lo stesso. Ecco, avendo i mobili neri, avendo questi faretti e soprattutto tutto questo legno, casa mia, come sai, si riempie sempre di polvere. E poi arriviamo a quella che è la mia parte preferita. Abbiamo anche cambiato un pochettino il colore dei tessili. In arrivo della primavera e della Pasqua, avevo messo un po' di rosa e
E sono andata anche a comprare due o tre decorazioni sparse un po' nel negozio Teddy, un po' nel negozio casa, pagate davvero poco, tipo 2,50 euro queste spighe, i vasetti 3 euro quello piccolo e 5 euro quello grande, questa scritta qui l'ho pagata 5 euro. E poi ho preso i centrini, invece li ho presi dalla Gisca che li ho pagati 4 euro. I fiorellini si riconoscono, quelli arrivano dall'IKEA. E poi un bellissimo coniglietto pasquale, visto che tra un mesetto sarà Pasqua. Questa sveglia, anche questa pagata 5 euro, il coniglietto 3 euro, e il cuoricino 1 euro. E per ultimo pavimenti e tappeti. E il tappeto invece l'abbiamo preso da Ikea, l'abbiamo pagato intorno alle 80 euro. Ed eccoci qua, con la camera da letto finita, con una piccola spesa abbiamo insomma cambiato i tessili e comprato un po' di cose colorate sul color rosa per cambiare un pochettino colore, questo rosa che sta davvero di primavera e quel coniglietto che è davvero dà il tocco pasquale, mentre le lucine che mi avevi chiesto nel video scorso le ho prese nel negozio Teddy, anche quelle lì, mi sembra che l'ho pagata intorno alle 5 euro, adesso non mi ricordo con esattezza. E niente, questa è la mia camera bella, pulita, profumata, pulizie pasquali, pulizie primaverili fatte da cima a fondo e sicuramente danno un senso di pace e benessere, perché diciamocelo, non c'è niente di più bello e meraviglioso che vedere la casa pulita e profumata. E niente, io con questo video oggi spero semplicemente di averti fatto compagnia, mi auguro davvero che questo video ti sia piaciuto, io ti mando un abbraccio grande, ti auguro un meraviglioso weekend e se hai piacere noi ci vediamo martedì. Ciao!